Le canzoni vengono, cioè vengono da sole un po', l'ho scritto anche una canzone, basta aspettare che arrivino e quello che mi interessa è sempre quello, quando scrivo le canzoni, in realtà la scrivo per esprimere qualcosa e quando con la canzone, col testo, riesco a scrivere una cosa che arriva a toccare il cuore delle persone, è quello il mio unico scopo nella vita. Adesso che sono arrivato. Cioè, io dico delle cose che sento dentro. Qui, grazie ai miei. Le dico perché con le canzoni mi sfogo. Mi sfogo, sfogo la mia rabbia a volte. Scarico le mie, capito? Racconto le cose più delle quali mi vergognerei a dirle anche a un amico. Sono scritte col sangue le canzoni mie, perché non sono scritte per piacere voglio dire, perché che piacciono, se piacciono bene, se no io torno a casa, questo è sempre stato il mio concetto. Una parola detta al momento giusto è una cosa che può risolvere un sacco di problemi, può cambiare l'umore di una giornata, può cambiare l'umore di una persona. Credo nella musica, nella grande potenza appunto delle parole, quando sono unite alla musica per arrivare a toccare il cuore e anche per consolare. Perché le canzoni, sai, sono canzoni, però non sono neanche solo canzonette, insomma. Perlomeno quelle che scrive Vasco Rossi. Noi siamo i soliti, noi siamo quelli delle illusioni, delle grandi passioni, capito? Noi siamo questi qua, cioè, non siamo omologati, né omologabili. Cioè io li vedo tutti, secondo me. Li vedo tutti anche fino in fondo, non so come dire. Io quando canto mi sembra di cantare sempre per un'unica anima, una persona sola, cioè. Siamo un'anima sola, è la grande anima umana. E adesso che non ho più il mio motorino. Il live è il momento, diciamo così, è un momento magico. È il momento più importante per uno che scrive canzoni. Adesso che non c'è.
io non scrivo e non canto per compiacere o per fare una bella canzone, io scrivo per comunicare, comunicare delle rabbie, comunicare che ho dei problemi, comunicare che non sto bene, per esempio. Ecco, creo le condizioni per cui succedono le cose, cerco dei momenti nei quali non esiste più l'orario del tempo. Il tempo non esiste, allora lì a quel punto io comincio a suonare la chitarra e strimpello, mi diverto a delirare, deliro e poi dopo a volte vengo fuori una canzone e a quel punto invece mi sento soddisfatto e dico cazzo, eccola qua. Questa mia avventura è andato anche oltre la mia più pazzesca immaginazione. Io sono quello che sono, ecco, però come dicevo, forte nella convinzione di continuare, di trovare, di cercare e di non cedere. Essere liberi è la cosa più difficile e faticosa che esiste. Liberi siamo poi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è. La vita non è una cosa garantita, la vita è una cosa che è una sfida, non si può provare prima. C'è un po' di Vasco in ognuno di voi, questo dicevo, c'è un po' di Vasco in ognuno di noi. È una frase che è stata detta e che secondo me interpreta bene questo rapporto che c'è tra me e chi ascolta. Ecco, tra io che scrivo la canzone e chi l'ascolta. Il rapporto è un rapporto di condivisione in realtà. Io quando scrivo le canzoni racconto quello che io ho dentro. Generale dietro la collina ci sta la notte buia d'assassina e in mezzo al prato c'è una contadina curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Io penso che la violenza sia una cosa che purtroppo esiste, quindi anche se io non sono di quelle anime belle che pensano che la guerra possa sparire, perché la guerra purtroppo fa parte dell'uomo, è un lato oscuro dell'umanità, io non mi arrendo mai. Chi mi ha insegnato a non arrendermi? Sinceramente non lo so, è una cosa che ho avuto dai miei genitori forse. A certe cose ho detto no ai compromessi, ho detto no, capito, appunto alla commercialità o al vendere le cose. Io non faccio quello che vende, io vendo tutto quello che faccio. Interpretare per me vuol dire cantare la canzone e cantarla come quando l'ho scritta. Io quando riesco a fare quello è una magia pazzesca, perché a quel punto trasmetto, capito, una cosa che mi ritorna indietro dagli occhi della gente, dall'emozione, un'ondata di emozione potentissima, fortissima che io sento e che naturalmente mi fa... Le canzoni di Vasco Rossi non sono per tutti, perché non sono da ascoltare, sono canzoni da sottofondo, sono delle cose che quando le ascolti e
ti arrivano dentro, insomma, sono dei pugni anche nello stomaco, sono delle provocazioni forti. Tu ogni cosa la fai, tu fai una scelta e ti cambia una vita, ad esempio. C'è chi prende la vita, vedi, di rimbalzo, e chi la prende in anticipo. Chi cerca di anticipare tutto. Io sono un po' così, quindi sono ansioso, tendo a cercare di avere sotto controllo le cose, poi la mia parte acquario mi fa prendere invece di rimbalzo, cioè quando le cose succedono le affronti, non le affronti prima, anche perché molte volte ci preoccupiamo per un sacco di cose che non succederanno mai, per esempio. Mi sono sentito spesso nella vita come in curva, aggrappato al volante con la sensazione di finire fuori strada e di pensare di non farcela, ma poi sono sempre riuscito a fare la curva. Questa mia avventura. A me proprio è un'avventura che mi piacerebbe scrivere un giorno, veramente, la mia autobiografia, perché è una favola, capito? Sono partito veramente da un paese di montagna, che, del quale una volta, quando andavi a scuola a Modena, ci si vergognava a dire che venivi da Zocca, capito? Perché venivi dalla montagna. Io sono cresciuto, cambiato a livello di crescita nel cantare, nell'interpretare, nello stare sul palco. Mi sono studiato guardandomi sempre, riprendendomi con la telecamera, quindi rivedendomi, insomma abbiamo studiato noi. Quelli che non tengono il passo si rivedono da soli, non è colpa mia, io non lo faccio per me, lo faccio per il pubblico. Se al pubblico non gliene frega un cazzo se uno è un amico mio, no, hai capito? Se uno non suona come deve suonare o non è quello che deve essere sul palco, deve stare giù. Io ho cominciato praticamente scrivendo canzoni con la chitarra, quindi erano canzoni anche, diciamo, cantautorali, perché con la chitarra bene o male scrivi canzoni di un certo tipo. Poi ho cercato di cominciare a fare le canzoni, a usare il gruppo come chitarra, quindi a fare canzoni con il gruppo. E allora è cominciato a nascere anche il rock. All'inizio era rock chiaramente fatto da dei ragazzi cresciuti a Bologna, a Modena, quindi il rock tra la Via Emilia e l'West, come dice il grande Guccini. Dopo è cominciato a diventare invece sempre più convincente. Andare sul palco non è che ti posso portare con me perché sei amico, se no porterei a suonare con me tutti quelli del bar. Si va su un palco per un altro tipo di affinità, c'è un legame fortissimo che ci capiamo anche se parliamo delle lingue diverse, perché la musica è un linguaggio universale, ci capiamo con delle occhiate, siamo complici, non è come una famiglia, è più come una banda. Ho cominciato a scrivere canzoni per scherzo, no? Per divertimento, però insomma a un certo punto, quando ho cominciato invece a cantarle davanti alla gente, cioè la prima volta, la prima sfida, ho scelto il linguaggio del rock, perché il linguaggio del rock è quello che mi si adatta di più al mio carattere molto bianco-nero, e il rock infatti è fatto di queste cose qua, o una canzone nevrotica molto violenta o una ballata struggente della Madonna, capito? Mai una via di mezzo, no? Mai quella via di mezzo allegra, vivace, andante, mosso, no. Scrivendo Sally mi è venuto a un certo punto, pensavo
la vita, a questo punto dicevo, devo dire cos'è la vita. Allora, la vita è un brivido che vola via, va bene. Poi quando mi è venuto, è tutto in equilibrio sopra la follia, ho pensato, sì, sì, vabbè, per te Vasco, che sei sempre un po' empirico, dico, questo è proprio esagerato, ho pensato tra me e me, no? Però dico, sai, sono abituato, la scrivo, ma non immaginavo mai, ma neanche lontanamente che fosse così, che tutti provassero la stessa sensazione. Io sono rimasto allibito, ho detto, però... Io racconto le cose che ho vissuto io ed è stato tutto un lungo racconto di quello che ho vissuto, dei miei sogni infranti, delle mie disperazioni condivise. A me ha fatto bene e ha fatto bene anche che a cui sono piaciuto, perché poi la canzone è un modo straordinario per... Poi io non so spiegare tutte queste cose, io sinceramente faccio il cantante.